Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Sala gremita, e siamo molto felici per questo nuovo appuntamento ed onorati di avere qui stasera Franco Battiato e Giuseppe Coco per, diciamo così, una presentazione insolita. In realtà questo libro, perché a volte le notizie non sono esatte, parte da un'idea di Giuseppe. Siamo amici da tanti anni, lui è terapeuta, ha seguito spesso le vie dei tibetani, diciamo così, e un giorno mi dice: ti chiedo qualcosa, se sai che sono vegetariano. E quindi Marella, la prima cosa che mi ha detto, fa: vorrei invitarti. Dico: Marella, non canto quest'anno, diciamo, è un anno sabbatico. No, facciamo due chiacchiere noi due. Va bene, volentieri. Poi dopo qualche giorno dice: ma tu hai scritto un libro di cucina e suona in un altro modo. Dico: adesso mi inviterà a fare degli spaghetti qui. No, io non sono capace neanche di fare un caffè, ma forse sì, potrei aggiungere a tanto. Insomma, però per farla breve, cercheremo stasera di inventarci qualcosa per almeno farvi passare una mezz'ora, credo, no? Perché poi c'è un altro gruppo. L'alchimia che è venuta fuori, parlando di alimentazione, mi ha fatto venire questa idea. Dico: perché no? Parliamo di alimentazione, due mondi un po' diversi, perché io ne parlo come cultore, cucino da quando avevo 10 anni, perché sennò avrei fatto la fame e sarei forse morto, perché in casa mia si cucinava male e poi vabbè mi lavoravano eccetera. E da allora in poi questa passione è diventata un pallino, è diventata quasi una schiavitù, tanto che quando arrivo a casa delle persone la prima cosa: che ci prepari stasera? Invece, mentre Battiato ha la fortuna che c'è chi li prepara, invece a me tocca, invitato, preparare. Che todavía la espera a che regrese la desdichada. Oh, my.
guerra, mi sento scenita d'amori, l'amore, e quando t'inconcio un tassata, mi vedi nascosta fuori, tutto che fuori si mori, non mori. Bella versione, bella versione. Vestita Renata, bellissima. Bellissima.